Incontri un mercante amichevole che ti offre un passaggio sulla sua carrozza. Hai trovato l'uscita di quest'area. Approfitta del passaggio. Proprio approfitta del passaggio. E da qui si va al prossimo. What brings you to play the game? Ha. I know you will not tell me. Like all the rest, you are silent. Certo che sono silente, eh. Dumbledore. Comunque, signori miei, ora siamo al terzo piano. Non è l'ultimo, ma vuol dire solo una cosa. Abbiamo preso carte praticamente di negozio, charity, dialoghi. Ora sarà il piano del combattimento. Ok, no, lui mi dà... Però io devo prendere del cibo, ne ho solo 5. Cioè io poi dopo comincio a perdere vita a caso. Allora, vediamo un'arma, mi calo giù. Ok. Guardiamo la carta fallimento, così non prendiamo quella. Perfetto. Così a caso, vai. Con molta cautela pesca una carta arma. Ottimo, così la proviamo. L'equipaggiamento con questo tratto è imbevuto del potere glaciale. Ok, gli uomini sono particolarmente vulnerabili al danno da ghiaccio. Ah, quindi insomma gli banditi, ecco. Ottimo, non le creature. Ogni colpo rallenta il bersaglio col potere del gelo. Premi il tasto LB, ok, per lanciare un cono di ghiaccio. Fantastico. E questa penso che vada... Sì, col cooldown. E che non sia consumabile. Ma lo scopriremo fra poco. Negozio. Basta. No, aspetta, basta. Più che altro io ho 7 di oro. Ho 7 di oro. Sprechiamo tutto l'oro adesso per comprare il cibo. Però costerà l'ira di Dio qui il cibo. Cioè 30 a 10 razioni. Posso prendere un cibo. Che schifo di gioco. Ok. Devo trovare il modo di avere cibo. Punto. Comunque il gioco è bellissimo. Che schifo di situazione, ovviamente. Charity fa così. L'attacco dei banditi. Bandits, eh? Make an enemy of one and you've made an enemy of all. One can't help but admire their single-mindedness. Meraviglioso. Un gruppo di banditi ti attacca, lo volete capire? Vabbè, ti attacca all'improvviso. Il re di polvere non è facile del cosa? Non è facile del fatto che vai in giro. Ah, ma questa l'abbiamo già fatta. Perché non l'ho tolta? Perché era bloccata, forse. Ok. Due di polvere, così vi faccio vedere l'arma. Yeah. Cos'è sta mappa? Siamo in una grotta. Perfetto, eccola, guardate che bella. Bella anche la mappa. Abilità arma LB. Ci sono, amico mio. Eccolo. Sì, va a cooldown, appunto. Yeah! Devo ricordarmi che dopo il colpo con lo scudo faccio il triplo del danno, perché abbiamo quella benedizione. Una quarta guadagno. 15 monete d'oro. Buono. Ho 18. 4, 8, 12, 16. Io devo togliermi l'oro perché più oro ho, più sono lento. Torno indietro dal negozio e compro quanto più cibo posso. Faccio in un attimo. Yeah! Perfetto. Sì. E adesso andiamo avanti. Nuova forziere del tesoro.
What more iconic emblem of success could we imagine? Esatto. Hai ragionissimo, amico mio, però ho comunque paura. Mentre stai esplorando uno dei cunicoli sotterranei, intravedi un forziere del tesoro in fondo ad una grande sala. Il forziere potrebbe contenere una vera fortuna, ma la sala potrebbe essere piena di trappole. Avvicinati al forziere. Successo, successo, ok. Ah, avete visto che ha mescolato due volte? Allora, io ho guardato la carta successo che stava esattamente qui. E ha fatto sguot, sguot. E invece no. Capite cosa vuol dire? Dato che ho fatto fallimento, non avremo il token. Ti muovi con cautela, ma improvvisamente senti un click. Cos'è? Cerca di scappare dal gas. La stanza inizia a riempirsi di un gas letale. Fallimento critico, oh mio Dio, no. Questa. No! Riesci a farti strada fra le nuvole di gas e tossici fuori per un po'. Ma che cavolo, aspetta. Riesci a farti strada fra le nuvole di gas. Ah, e tossisci fuori per un po'. Ah, no, e tossisci fuori un po' del pericoloso gas. Ah, tossisco fuori nel senso che faccio uscire dal mio corpo. Cioè, e tossisco fuori un po' del pericoloso gas una volta che sei arrivato dall'altro lato della stanza. Sì, però questa traduzione mi ha pescato una carta dolore. Giuro che sei una maledizione. Ouch. Ah, ferita permanente. Perdi 5 salute della massima. Vuol dire che io avrò massimo di vita 95. Vedete? I will happily wager on the outcome. I do not think you have what it takes. Il forziere ha un aspetto un po' malconcio, ma ancora intatto. Quali tesori potrà mai nascondere? C'è ancora il token in gioco. Non era in gioco finora. Ora era soltanto per raggiungere il forziere. Il token è adesso per aprirlo. Cerco di aprirlo dopo la fatica che ho fatto. Grazie. Dai che non sbaglio stavolta. Voglio allenarmi, quindi io dico che il fallimento è qui. Ok, vediamo se ho ragione. Io comunque apro questa. Si ride per non piangere, ragazzi. Ma come mi sta andando male. Signori, il forziere rifiuta testardamente di dare qualche esito alle tue fatiche. Te ne vai deluso. No, token, scusami. Mega disastro, signore. Cioè, la sfortuna si è... Sto zitto. One more step down and we may see the end of this or another set of stairs. Sto ancora ridendo, non ci credo di quello che è appena successo. Dai, dai, ti prego. Ci vediamo al prossimo video. Ma porca miseria, però.